Un saluto agli amici di Mille Una Avventura. Continuiamo la nostra disamina di tutte le opzioni possibili in Squiffy, questo particolare editor per avventure testuali e opere di narrativa interattiva, del tipo a collegamenti ipertestuali piuttosto che a parser. E nei video precedenti abbiamo visto la cosa fondamentale, le sezioni e i passaggi che consentono di strutturare la nostra storia, e poi abbiamo visto queste prime opzioni possibili, queste istruzioni che possono essere aggiunte per rendere il testo ancora più interattivo. E una cosa che permette di risparmiare tanto tempo, andate a vedere ovviamente i video precedenti, altrimenti non capireste nulla di quello che si andrà adesso a discutere. Ecco, per rendere le cose un po' più semplici, esistono anche questi link continuati, continue links. Dato che spesso c'è molto testo da mostrare e non ci sono scelte da parte del giocatore da fare, allora tanto vale rendere la cosa un po' più semplice evitando la solita struttura a capitoli e passaggi. È sufficiente aggiungere tre segni più che precedono il testo che vogliamo far diventare un link. In questo caso, vedete, il link è questo, lo clicchiamo. Salta direttamente a questa seconda parte, in cui c'è di nuovo un link continuato, di nuovo con i tre più e il testo che si vuole rendere un link. Ed ecco che cliccando su questo abbiamo sviluppato tutta una prima parte della storia senza buttare sullo schermo troppa quantità di testo e rendendo comunque la cosa interattiva e gestibile. È gestita dal giocatore che piano piano scopre il testo cliccando sui link singoli che di volta in volta vengono presentati. Quindi una semplificazione che in effetti poteva essere anche evitata, ma una finezza in più. Una finezza ancora più interessante è questo replacing text. Quando si clicca su qualche link non si apre un nuovo paragrafo, un nuovo capitolo, ma viene rimpiazzato dal testo che era già presente sullo schermo. Per esempio, in questo caso, sono andato al negozio e ho comprato una pinta di latte. O forse, ho comprato qualcosa di diverso, si chiede il personaggio di questo testo. Che cosa succede se clicchiamo sul link? Sono andato al negozio, ho comprato una pagnotta di pane, una pagnotta di pane superfluo. Ecco, vedete che come è stata resa questo effetto? Si è messo il testo una pinta di latte tra parentesi graffe e si è messa una etichetta che in questo caso è semplicemente un 1. Label vuol dire etichetta, due punti indica poi qual è la vera etichetta e dopo l'uguale c'è il testo che corrisponde a quella particolare etichetta. Quando noi clicchiamo su ho comprato qualcosa di differente, ecco, invece di avere tra parentesi tonde il riferimento a un nuovo capitolo, a un nuovo paragrafo, quello che si trova è chiocciola replace, seguito dall'etichetta che corrisponde al testo che vogliamo rimpiazzare col testo che si trova dopo l'uguale, qui una pagnotta. Ecco, vedete che questo permette degli effetti ancora più particolari e chi avesse seguito i tutorial su Twine ricorderà che anche in Twine, che è ancora più sofisticato e leggermente forse più complicato di Squiffy, e questa caratteristica, questa possibilità era a disposizione. Ecco, si può anche, vediamo, in questo caso c'è più o meno la stessa cosa. Che cosa succede però quando clicchiamo sul link? Si apre un nuovo passaggio, vedete, ho cambiato idea, quindi
dovrei comprare qualcos'altro, clicchiamo e vedete, viene rimpiazzato con una bottiglia di whisky, in questo caso il testo una pinta di latte, e semplicemente mettendo chiocciola replace con l'etichetta 1 e l'uguale col testo che segue all'inizio del passaggio successivo col testo che poi verrà mostrato. Perciò o si rimpiazza e si rimane nello stesso paragrafo, oppure si può anche rimpiazzare un testo di un paragrafo precedente passando a un nuovo paragrafo. Altri esempi, vediamo questo che cosa fa, qualche altra caratteristica. Dunque, sono andato al negozio, andai al negozio e comprai una pinta di latte. Ma pensavo, vediamo che cosa succede. Sono andato al negozio, andai al negozio e improvvisamente pensai: fermiamoci, potrei invece di andare al negozio a comprare la pinta di latte che era scritto prima, potrei andare a Luna Park oppure al circo, e adesso possiamo scegliere cosa vogliamo fare. Per esempio, andiamo al circo. Ecco, vedete che il replace questa volta non ha aggiunto semplicemente un testo, ma ha aggiunto un intero paragrafo che contiene a sua volta dei collegamenti ipertestuali. Perciò questo replacing text con questi tre esempi ci dà tante varietà, tante possibilità che rendono il testo ancora più interessante. In questo caso ci sono stati dei ripensamenti che hanno cambiato dei testi che sono spariti e rimpiazzati da altri. Ora, altre cose, ci sono anche queste in Twine, andatevi a vedere il tutorial per capire se siete più propensi per Squiffy o per Twine. Nel caso vi venisse voglia di scrivere un'avventura testuale, alla fine il risultato è più o meno lo stesso. Ci sono anche sequenze che ruotano di testi, per esempio con questo tra parentesi graffe rotate 1, 2, 3, cliccando, ecco, si ottiene 1, 2, 3 in sequenza. Si può anche diciamo la stessa cosa, small, medium, large, ecco la stessa cosa che abbiamo visto prima. E dato che abbiamo specificato, qui c'è rotate seguito da un due punti, perciò quello che abbiamo scelto non viene memorizzato, ma mettendo rotate seguito da un nome di variabile, in questo caso size, seguito da due punti e dalle opzioni, ecco, a seconda dell'opzione su cui ci fermiamo, ecco, nel capitolo successivo che è stato realizzato con quei tre più che abbiamo visto prima, ecco, al posto di size viene specificato medium, è stata memorizzata la nostra opzione nella variabile size. Se non si vuole continuare a ruotare le opzioni, ready, steady, go. Con sequence, ci si può fermare all'ultima lista della sequenza, all'ultima opzione della lista. E si può anche mettere un collegamento ipertestuale sulla opzione finale per fare in modo che cliccando si finisca su un altro capitolo. Cliccami ancora una volta e cliccami ancora una volta va al capitolo successivo. Vediamo cosa resta ancora da vedere. Ecco, a volte, soprattutto con JavaScript, può essere utile specificare determinate sezioni e passaggi che vengano mostrati prima di ogni altra sezione. Per esempio, in questo caso, senza mettere nessun nome tra queste parentesi quadre, segue chiocciola clear,
@clia, @inkturns, che consente di incrementare di una unità i turni, e poi qui c'è un'istruzione in JavaScript che dice se la variabile turni è maggiore di 5 allora fai qualcosa. Ecco, questa master section verrebbe richiamata ogni volta che noi apriamo un nuovo capitolo, quindi tutte le volte, senza starlo a specificare nei singoli capitoli, si pulirebbe all'inizio del capitolo lo schermo, si incrementerebbe la variabile turni e oltre a incrementare la variabile turni si farebbe anche qualcosa, magari dopo 5 turni invece di scrivere un determinato testo se ne scrive un altro, e ci sono tantissime possibilità. Ecco, queste sono altre, assieme a quelle che abbiamo visto la scorsa volta, altre caratteristiche, altre istruzioni che in Squiffy consentono di rendere i nostri testi interattivi. Ci sono altre cose, ma funzionano solamente nella versione scaricabile e non nella versione online, come importare file. Invece di scrivere un unico enorme file, si possono importare dei file già scritti all'interno della nostra avventura, e questo consente di rendere magari il tutto più modulare. Si scrivono, ogni capitolo si scrive in un suo file più compatto, e poi tutti i capitoli si importano in sequenza nel testo complessivo. Altre cose ancora più interessanti, che nel primo video che abbiamo visto erano stati utilizzati, si possono modificare sia le pagine HTML che vengono prodotte da Squiffy, che normalmente, come in questo caso, hanno uno sfondo bianco e link blu con un certo stile di testo, si possono cambiare sia la pagina HTML sia il foglio di stile CSS. Questo però ovviamente riguarda chi non vuole lavorare online e ha anche delle capacità di conoscenza di HTML, di CSS, che magari un autore normale che vuole solo scrivere un'avventura non possiede. Ecco, questa è una panoramica di tutto ciò, di tutto quello che si può fare con Squiffy. Una volta che avrete finito, potrete anche pubblicare il vostro gioco sul sito di Text Adventures, vediamo se riusciamo ad andarci, eccolo qui, dove inserendo evidentemente anche un'immagine si ottiene una ottima presentazione e anche un sito su cui ospitare la propria opera. Davvero perciò un sito completo che include sia gli strumenti di sviluppo sia le avventure che sono state realizzate con vari strumenti. Qui si vede, questa è realizzata con Quest, perciò un'avventura parser, questa con Inform, questo con Inkle, perciò può ospitare anche avventure create con altri strumenti. Non si trova nulla con Squiffy, che strano, magari vedendo qualche altra pagina lo troveremo. Va bene, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, spero di essere stato abbastanza chiaro e non troppo veloce, e non mi resta che rimandarvi a qualche altra, magari qualche altro tutorial in cui proveremo a scrivere qualcosa con Squiffy, qualche futuro tutorial, e come sempre vi saluto, ciao a tutti!